Salve, buonasera a tutti i fan della pagina Nord Mister su Cazzo. Ho tardato a fare un posto video perché, come ben sapete, per la mia iniziativa molto più importante di questa lota di De Laurentiis, dona un sorriso con un pezzo di cioccolata per i bambini meno fortunati. Sto raccogliendo uova di Pasqua per tutta Napoli con tanto di video, tanto di foto. Allora ragazzi, questo video qua lo volevo dedicare a tutte quelle ciavate, anzi come dice il mio amico Riccardo Costo, doppie ciavate, che sono innamorate del nostro presidente De Laurentiis, che anche quest'anno ha incassato molti quattrini senza vincere un cazzo. Allora praticamente ragazzi, i miglior campionati li hanno sempre vinto le miglior difese, quindi come difendi i soldi De Laurentiis non li difende nessuno. Quindi la Juve ha vinto il campionato di calcio, De Laurentiis ha vinto il campionato dei ricavati, anche quest'anno ce l'ha sciattato ancora, e poi ci ho pigliato in parte, però mi guardo pure a Madrid, qua però non tenevi il pallone, qua però si mi do Bernabeu, qua però mi si do la musichetta 6 volte, perché a me fa questa musichetta la Champions League? Io da tifoso preferisco fare più l'Europa League che la Champions League, perché l'Europa League bene o male, potessimo pure vincere, ma la Champions League arriviamo, ma noi ci abbiamo, ma ci dobbiamo arriviamo. E questo è l'ennesimo anno del cazzo, che a dicembre ci troviamo a meno 10. A Ciappucinondo tu si c'è meno su League, quindi noi pensiamo, però non pulimo ricere. Wow, un campionato, e qua non c'è mai qua a meno 10. A Champions League si maciuta. E chi se? Ma punta sempre sulla Coppa Italia. E me, perché ci ha puntato sempre sulla Coppa Italia, che Federica Vati da spavento? Tutto a posto, Napoli l'unica idea, la prima in Europa per i conti in verde, la prima in Europa, candela di... E che tenga per questi statistiche? Ma capite che invece squadre che vengono stanno in chineria per baciare loro, Real Madrid? Ogni tanto ci scassato cazzo, però stanno pulite, però non ti rimarrebbe, te non vince mai niente! Si non verrebbe, non si vince tu cazzo, ma pulite capì! E conto che non stanno in rosso, ma solo Boris che si arricchisce, e meglio in società, ma guardate le statistiche, stanno in chineria, Se non spiegasse non vince. A chi ci facciamo? Devo andare qua e non andiamo in un'erba. Ma chi cazzo è cattato? A te qua tu canzoni no, qua manco cazzo. L'ultima cagata l'ha fatta con Pavoletto. Ma chi è sto Pavoletto? E viene che tu vuoi che ha fatto l'invasione in campo. Era il più veloce Pavoletto. Ma vedi se fa? Già. Ma pure tu, Sarri, se non vuoi, tutto quello che dici tu. Però Cameron, proprio da ieri, la partita più importante che l'era, ma rompere il corno a chi riscunnacciato per qua mi dico, frate. Ma fallo qua in campionato. Viene che stia emergenza, stia fermando per trasi. Infatti appena è trasuto si è visto, è Cameron. Ma non lo so, viene che è saluto scendere, andare a cubare, ma è saluto mangiamurza a chi riscunnacciato. Ragazzi, io sono uno di quei tanti tifosi come voi che ha buffato i rischi, pernaccia, parola, a Higuain. Però se sapevo, in quattro giorni l'ha buffato di tutto, in 180 minuti, in 4 giorni, avevo più pernaccia e fischis che è un record mondiale. Però se sapevo, in quell'unico frangente che non l'avrei fischiato, è quando puntavo un ritmo, pensavo che stessi dicendo in parola a Cockerun, invece no, puntavo un ritmo contro un Cessri, cioè, è pabbiato Lota, è pabbiato un presidente. Pure fratello Higuain ha scritto Coppa Instagram, che bello vedere mio fratello segnare e guardare la faccia di De Laurentiis. Ci vuole la colpa De Laurentiis, ci vuole la colpa ai guaini, ci vuole far credere a noi che se ne è giudizio che ha tradirissi, invece sei stato tu, fortunato, nemmeno che si facesse una manata di capo in due cesse, pensassi che la cosa ha pensato in gol, sei un fortunatone, noi siamo pure scemi di apostolo. Ragazzi, niente, questo è l'ennesimo, però mi ha seduto la musichetta, c'è il mio stringo per 6 volte, che non mi ha vinto niente. Adesso dobbiamo tifare per il Napoli e per De Laurentiis, che arrivi secondo perché c'è una trase che quando andrà babà linda sac, magari la terza in classifica come la Roma l'anno scorso è venuta eliminata ai preliminari e ci trasnati 17 milioni a is e sarà chi ci sembra più a stare tutto a posto, però non torniamo i palloni, torniamo i completi, non ci vediamo mai a Champions League, tiriamo i conti in verde, non ce l'abbiamo in rosso. Sicché sì, è un Napoli che andiamo a vincere per niente, ma dicendo una cosa, no? Ma sei ignorante. Ma sicché sì, è un Napoli che andiamo a vincere per niente. Ma non è meglio che se non andate, Laurenti, se vero andate, arriviamo a 6-7, mettiamo in Coppa UEFA e siamo non vicino niente. Ma dicendo capire, ma che differenza sta? Che sa dare chi solo sta voto, ma dicendo capire. Non lo so. Comunque, io vi lascio perché tengo proprio che fa.
perché stanno mettendo video, filmati, gente di tutto il mondo, di Napoli, come stanno la nuova colomba al cioccolato per i bambini meno fortunati, queste sono le cose che contano, no, De Laurentiis? Perciò già ci perso 5 minuti del mio tempo oro per andare a prendere le uova, De Laurentiis, ma vado a fare una cacata!